Anticipazioni e spoiler: Terra Amara, il gesto di Demir Yaman. Dopo un incontro tra la famiglia Yaman e il Mars Efekeli, Demir organizzerà una conferenza stampa per chiarire il gossip che gira per tutta Ciurciova, riguardante proprio la vera paternità del piccolo Adnan. Davanti alla stampa e ai cittadini del paese, Demir dirà tutta la verità: il Mars è il vero padre biologico di Adnan. Demir racconterà nei dettagli tutta la storia, partendo dal fatto che Zuleila e il Mars sono arrivati a Ciurciova fingendosi fratello e sorella. Non sapendo la verità dei fatti, Demir si è innamorato perdutamente di Zuleila. Il Mars poi è finito in prigione, lui si è sposato con Zuleila ed è nato Adnan, che porta un nome importante per la famiglia Yaman, ossia il nome del padre di Demir. Alla conferenza stampa parteciperanno tutti, Zuleila, Unkar, ma anche Ilmaz, che avrà modo di sentire le parole di Demir. L'unica cosa certa, dice infatti lo Yaman, è che Adnan è figlio mio. Ilmaz è il padre biologico, ma io sono il vero padre. E allora da qui si alzerà una voce, che sarà proprio quella di Ilmaz, che urlerà a Demir di aver obbligato Zuleila a sposarlo con la forza. Demir però si difenderà precisando che se avesse saputo che Zuleila era una donna già impegnata, non si sarebbe mai messo in mezzo. Zuleila non crederà alle sue orecchie, visto che Demir sta solo raccontando quello che vuole che la gente sappia, ma non la verità. Ovviamente questa cosa a Ilmaz non starà bene, anzi minaccerà Demir di portargli via il bambino e manterrà la promessa data. Ilmaz, preso dalla rabbia, mentre la stampa si troverà ancora nella villa Yaman, ne approfitterà per entrare in casa attraverso la cucina e prenderà in braccio il piccolo Adnan, senza farsi vedere da nessuno. Il suo intento non sarà quello di rapirlo, ma di trascorrere solamente con lui un po' di tempo da solo. Ilmaz però verrà accolto sul fatto dalla cameriera Sanie, che lo vedrà uscire dalla villa con in braccio il bambino, ma non farà nulla per fermarlo, in fondo è suo padre. Come reagirà allora Zuleila quando scoprirà che Ilmaz gli ha portato via il bambino? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Voi continuate a seguirmi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!